Sono passati ormai 3 anni dalla morte di Anna Carlini, trovata senza vita all'interno del tunnel della stazione ferroviaria di Pescara. Il 1 ottobre riprende il processo. La famiglia si attende giustizia, voi confidate nella magistratura pescarese e continuate a chiedere determinate cose. Noi confidiamo fino all'ultimo nella giustizia affinché si possa cambiare il capo d'imputazione, perché con questo capo d'imputazione Anna è morta 2 volte, Anna è insieme a noi, perché Anna è stata uccisa, ricordiamo, è stata fatta bere, menata, violentata e stuprata. Non possiamo pensare solo a un'omissione di soccorso e una violenza sessuale, perché Anna non c'è più. A noi non ci rimane solo che sperare che veramente ci sia una giusta sentenza per chi commette, si sporca di questi gravi reati. Andare avanti non è semplice, voi continuate a lottare? Io continuo e continuerò a lottare finché non si faccia luce veramente in questa vicenda, e non possiamo fare silenzio, cioè non si può fare silenzio. Sono ultimamente rimasta senza parole anche con la sentenza della Cassazione di Jennifer. Cioè non so come si fa un assassino ancora a dargli gli sconti di pena. Cioè, che messaggio stiamo lanciando nei tribunali? Che oggi si può uccidere? Perché se pensiamo che un assassino da 30 anni ne può prendere 20, io chiedo veramente che cambi qualcosa. E ci voglio credere fino all'ultimo nella giustizia, perché veramente Anna, come tante altre persone, meritano giustizia, e chi deve pagare paghi, perché Anna è una sorella di tutti e la madre di tutti. E ricordiamoci sempre che Anna era una ragazza anche malata, una ragazza che non si è potuta difendere. Almeno una giusta sentenza possa continuarci a dare la forza di vivere, almeno quello, chiediamo solo quello.